3.800 euro ce li hanno tutti, anche chi è disoccupato ce li hanno tutti. È vero, a volte hanno mentalità di scarsità, a volte hanno sono disperati eccetera, ma i 3.800 euro o ce li hanno o li trovano. Noi stiamo facendo recruiting pesante sui commerciali, non immagini quanti ragazzini o ragazzine hanno comprato quei corsi fuffa, perché me lo dicono loro quando entrano qui dentro e vedono il mio, quei corsi fuffa da 3.000 euro, 2.500, 4.000 euro, a volte gliel'hanno dati i genitori, perché gli chiediamo anche questo: chi te l'ha dati? Andate a vedere il podcast di Samuele, il nostro commerciale ventenne che guadagna 6.200 euro questo mese di commissioni dopo 9 mesi che lavora con noi. Lui stesso aveva comprato un corso da 2.000 euro, adesso non ricordo, pagandoselo con la paga che prendeva come cameriere serale mentre andava al liceo, e si è finanziato questo corso lavorando. Quindi 3.800 euro ce l'hanno tutti, è il modo in cui vendiamo e cementifichiamo la vendita che va sistemato. Non fate mai 12 rate, mai. Fatevi dare sempre una rata principale, almeno da 1.000 euro. 1.000 euro li devono trovare. 1.000 euro, non ce li ho. Come possiamo trovarli? A chi li puoi chiedere? Noi abbiamo tanti clienti che sono fatti prestare 15, 20.000 euro, 10.000 euro, 7, 5. Magari una parte ce l'avevano, una parte se non fosse fatte prestare da altri, dai genitori, dai parenti, dagli amici, da chiunque. Trova il modo per farteli dare prima, perché il cash, ragazzi, è importantissimo. Se uno mi arriva da me, il mio commerciale, e mi dice: ho fatto questa vendita, quante rate hai fatto? 12... Non è che non lavora più con me se mi dice 12 rate, no? Però dipende anche il prodotto e il servizio che diamo, perché ci sono vari tipi di prodotti e servizi. Però tendenzialmente nell'80% di quello che offriamo, 12 rate, non è che ti do la commissione, ti faccio la multa, perché per me già quando io ho dato un mese di servizio e mi paga una rata, io ci ho perso. Rientro, se mi paga tutto, alla settima rata. Dipende quello che gli do, anche a livello di know-how, non solo di costi. Se mi dà 12 rate, per me non è una vendita. Ok, 12 rate è il cliente mi ha venduto il perché doveva fare 12 rate. Anche a livello mentale, se il tuo programma dura 12 mesi, loro lo vedono come una membership che possono staccare quando vogliono. Anche se tu non glielo dici, loro l'associano ad una membership. Si sentono che quando smettono di pagare possono staccare. Dopo, se non me la paghi, ci rimetto io e basta. E invece pagare 7.600 euro, lo paghi 3.800. Però mi serve pagarlo adesso, perché mi serve bloccare il posto. Tante cose, no? Per esempio, tu compri una Ferrari, tu la paghi e poi te la mandano quando? Sono tanti prodotti che fanno così. Prima li paghi, poi ti arriva dopo. La Tesla, vai a prendere una Tesla, mi sa che non sono adesso disponibili, no? I tempi di consegna sono un anno e tu la paghi subito però. Anche il finanziamento, se questa va a chiedere un finanziamento in banca, 3.800 euro glieli tirano. Salvo segnalazioni clamorose. Noi abbiamo molti clienti che dicono: guarda, mi faccio il finanziamento, e ci pagano col finanziamento. Vanno in banca e si fanno il finanziamento da soli. Ci sono alcune finanziarie che 3.800 euro li danno a cani e porci, passatemi il termine. Quelli proprio segnalati no, però quasi, ok? Devi andare lì che io vendo alle mie condizioni. Super spot per noi. Allora, se ti sta piacendo questo contenuto, è il momento di fare il prossimo passo. Il prossimo passo è quello di partecipare all'evento di 3 giorni a Rimini, codice 1%. La prima volta che lo faccio, e ti assicuro che ti cambierà la vita. Se sei un dipendente, professionista, imprenditore, qualsiasi posizione tu abbia, cambierà la tua vita prima dal punto di vista finanziario e poi in tutte le altre aree. Trovi il link in descrizione con i bonus e tutto il resto e la miglior offerta. È il momento di fare il prossimo passo e di vederci dal vivo. Clicca qui. Ieri l'altro ho chiuso una call di Luca, uno dei nostri commerciali. Semplicemente questa non voleva chiudersi, ho fatto rifissare un appuntamento con me. Già quando l'ha rifissato ho capito che voleva farlo, quindi ho detto: questa va chiusa. E sono entrato, gli ho detto: ascolta, il mio obiettivo qui adesso è finire questa call iniziando il percorso insieme. Alla fine della call inizieremo insieme. Qual è il problema che ti blocca in questo momento? Ho iniziato questa call in questo modo. Ho già dato per scontato che lei era con me e ho venduto alle mie condizioni. Stiamo testando vari finanziamenti. Ho venduto questa ragazza con un finanziamento. Mi ha detto: guarda, io però non voglio fare la finanziaria. Ok, l'ha fatta comunque. Ok, l'ha fatta comunque perché sono io che decido. Vuoi più non fare la finanziaria o più ottenere i risultati? Legarti con una banca e dargli degli interessi e pagare comunque gli interessi giustifica i tuoi 30.000 euro che vuoi fare al mese da quei prossimi 12 mesi, sì o no? Perché alla fine, anche se fossero 5.000 euro in più che ti vengono a costare su, che ne so, 15 di contratto, 20.000 comunque ne vale la pena, perché sono 360.000 euro l'anno, facendo male 180, facendo male 90, ne vale comunque la pena. Quindi alla fine lo vendi in questo modo, a livello logico. E quella che mi ha detto lei era una lamentela. Io non faccio finanziarie, nemmeno io le faccio, anche a me veramente mi dà fastidio fare finanziarie, nemmeno io le faccio. Firma qui. In questo caso la farai. E l'ho chiusa in 20 minuti, poi sono stato lì mezz'ora a rimodificare una cosina del contratto fino a farla chiudere, ok? E ci è voluto più sistemare il contratto in diretta
che sulla fase di vendita. Però ho venduto alle mie condizioni, al prezzo che ho fatto io, alla finanziaria come la volevo io, ed è entrata adesso come volevo io. È proprio la mentalità con cui vi approcciate alla vendita. È molto interessante per tutti. Infatti anche Xiomara ha scritto: quando ho iniziato con Giacomo avevo 112 euro in conto, mio marito mi ha prestato 1000 euro e in poche rate ho saldato tutto, e anche mio marito. Mattia credeva più di me in me e mi ha dato fiducia. Devi essere convinto tu di ciò che vendi. Spero ti sia utile questo messaggio. Xiomara, grande Xiomara, è passata, vendeva 600 euro, ha venduto a 6000 lo stesso prodotto, o quasi, lo sta risistemando un po', no? Per farvi capire che è tutta qui, tutta questione mentale, e lei si è fatta prestare i soldi da suo marito. E prima di entrare in call, adesso questo, chiunque sia, lo chiudo alle mie condizioni, lo chiudo al prezzo che voglio e lo chiudo adesso, e mi pagherà tutto quello che voglio quando voglio io. E anche se non sai rispondere ad alcune cose, molte delle cose che io insegno ai miei sales, il 70%, le ho create io. La chiusura è il cash. Cioè, raga, chiusura uguale cash, capitalizza tutti gli sforzi, gli investimenti, di ufficio, team. Per me la chiusura completa il cerchio, ok? Senza quella tutto è vano, tutto è inutile. Quindi per me la studio continuamente, ma il 70% di quelle che sono le mie chiusure le ho create io. Perché non sono d'accordo con quello che mi dicono loro, perché sono straconvinto che devo chiudere alle mie. E quando sei straconvinto, aggiri il problema. La creatività manca quando manca il commitment, no? E se sei straconvinta il commitment di chiudere come vuoi tu, ogni risposta sai come rispondere. Mia mamma mi dice: Giacomo, tanto tu trovi sempre il modo per avere ragione tu. Me lo dice da quando sono piccolo. Perché quando voglio una cosa, ma la voglio che tanto la voglio, ti convinco anche di saltare dal ponte. Non lo farò mai perché sono etico, però se devo farlo ti convinco. E questo è vero per tutti. Quando tu sei convinto di chiudere quella call, la chiudi come vuoi. Per dire, a questa ragazza io ho detto: non faccio mai finanziamenti. Fantastico, nemmeno a me piacciono i finanziamenti. Quello che faremo infatti è un noleggio operativo, che è un tipo di finanziamento che abbiamo noi, ma è sempre un finanziamento. Io ho spiegato come funziona, che ci sono gli interessi, che è uguale, praticamente ha capito che è uguale al finanziamento. Non tecnicamente, ma praticamente sì, perché paghi a rate e hai un interesse. E praticamente l'ha fatto. Quindi era semplicemente una lamentela quella lì.